Allora tolgo l'audio. Allora io ora tolgo l'audio, però vi ho messo l'opzione della possibilità di riattivare l'audio direttamente. Ciascuno di voi può riattivare l'audio, per cui se avete qualche domanda, qualche cosa legata alla presentazione d'urgente, potete riattivare il vostro audio ed interrompermi, va bene? Bene. Allora cominciamo. Tu stai a fare un'altra cosa, ma io non te lo... Ok. Allora, avvio la condivisione dello schermo. Registrazione. E t'allo già... No, te prego. Allora. Ok, ci siamo di nuovo. Francamente è stato un anno un po' tumultuoso, diciamo. Grazie. E promette anche bene quello che è in arrivo. Comunque noi ci siamo, sopravviviamo in qualche modo e cerchiamo di portare avanti le nostre passioni. È il modo migliore per reagire, penso. Ora iniziamo il corso, questo è il quarto anno. Un attimo che devo far rientrare Gloria, che si è rimessa, speriamo che funzioni adesso l'audio. Dicevo, questo è il quarto anno. Il primo anno è stato un anno di introduzione alla Roma di Belli e soprattutto a Belli e ai suoi sonetti. I due anni successivi sono stati anni dedicati ai rioni storici romani. Siamo riusciti a farli quasi tutti e 14. In realtà il tredicesimo, che è il quattordicesimo, che è il Rione Vigna, l'anno scorso è rimasto fuori a causa del lockdown. E quest'anno tenteremo di riproporlo. Ho il forte dubbio che porti Iella, comunque, perché ogni volta che propongo il Rione Vigna scoppia di nuovo la pandemia alla grande, quindi bisognerà riflettere su questa cosa, forse conviene cancellarlo. Vabbè, scherzo naturalmente, comunque speriamo di riuscire a fare tutto quello che ci siamo ripromessi. Vi dicevo, questo è il quarto anno e quest'anno ho pensato di completare un po' il quadro della Roma di Belli con un occhio al passato e un occhio al nostro presente, naturalmente, gettando lo sguardo oltre le porte, oltre la cerchia delle mura aureliane, che l'anno scorso è stato il nostro hic sunt leones. Non ci siamo mai affacciati oltre le mura per vedere cosa c'era fuori. In realtà c'era molto, ma ormai quella parte della città è tutta completamente urbanizzata, ciò nonostante ancora qualche cosa da raccontare ce l'ha, anche grazie a Belli, alle tante storie che si sono accavallate e succedute anche per quello che c'è fuori le mura. In questa diapositiva che ho scelto come icona del corso di quest'anno, vedete al centro una stampa abbastanza nota, che è di Antoine Lafrery, in cui sono mostrate le sette chiese. L'ho scelta perché Roma è sempre stata e continua a essere una città di viaggiatori, di viandanti, di pellegrini, e le sette chiese, che all'inizio magari erano soltanto due, comunque via via sono diventate sette, sono significative rispetto agli obiettivi del corso di quest'anno, che molti dei percorsi immediatamente fuori dalla cerchia aureliana
conducevano a una di queste chiese. Così è per San Lorenzo, così è per San Sebastiano, così è per San Paolo, e in parte per San Pietro, ma tutto sommato San Pietro era un po' dentro e un po' fuori, diciamo, rispetto alle mura aureliane. In realtà era dentro, perché poi era racchiusa nella cinta della città leonina. Comunque, allora, il tentativo è quello di acquistare maggiore cognizione, maggiore contezza della città di Roma, spingendoci oltre le mura, raccontando le storie delle strade, i percorsi che facevano i pellegrini e i viandanti per raggiungere le chiese e anche per raggiungere Roma, naturalmente. Tant'è che poi intorno alla immagine principale vedete una serie di immagini più piccole che sono state tratte dalla mappa di Eufrosino della Volpaia, un cartografo che ha descritto graficamente la campagna romana nel 1547, con un dettaglio considerevole, devo dire, e dal punto di vista topografico non è accuratissima la mappa, però è un bellissimo documento di ciò che c'era fuori delle porte nella campagna romana. Vabbè, vedete per esempio San Paolo, vedete il nostro territorio, poi vedremo perché ce l'ho messo. In realtà era la porta marittima di Roma, per cui ho ritenuto opportuno metterci anche questa parte di territorio che serviva d'accesso alla città, accesso marittimo, e anche perché era importante dal punto di vista economico, questo lo vedremo dopo. Vedete per esempio Prima Porta, che ho inserito perché a parte il fatto che è un posto estremamente interessante anche dal punto di vista archeologico, è il primo arco, la prima porta che i pellegrini attraversavano entrando a Roma e percorrendo la via Flaminia. Poi se guardate c'è anche il tratto della via Flaminia da Ponte Molle fino a Porta del Popolo, c'è il tratto che va da Santa Agnese a Porta Nomentana, a Porta Via. Insomma, ho cercato di dare graficamente l'idea di quello che più o meno avremmo fatto durante il corso di quest'anno, naturalmente cercando di ricucire l'esterno con l'interno, per cui quando faremo, speriamo di riuscire a farle, virus permettendo, le passeggiate, cercheremo di unire il fuori delle mura con il dentro delle mura, per cui i rioni più periferici comunque li ripercorreremo, alcuni li abbiamo percorsi con attenzione, altri meno, per cui cercheremo di ricucire i percorsi esterni ai percorsi cittadini. Ora ci gettiamo nella ciccia della presentazione di oggi, e come da tradizione vorrei cominciare con un sonetto che molti di voi già conoscono. Io che sono romano e quindi ho un po' di superstizione nel patrimonio genetico, lo ritengo un sonetto in qualche modo ben augurante, e quindi ve lo ripropongo per un'altra volta. Si chiama La creazione del monno, è un sonetto scritto da Belli nel 1831. Ovviamente poi parleremo di Belli, e questo è come quando ci si deve insegnare a nuotare, ci gettiamo nell'acqua anche non sapendo nuotare e poi dopo cerchiamo di imparare la tecnica. L'anno che Gesù Cristo impastò il monno, che per impastarlo c'era già la pasta, verde lo forse fa, grosso e ritonno, all'uso d'un cocomero de tasta. Fece il sole, una luna, mappamondo, ma delle stelle poi d'ina catasta, su uccelli, bestie in mezzo e pesci in fondo, piantò le piante e dopo disse, abbasta. E mi scordavo di dire che creò l'uomo, e con l'uomo la donna, Adamo e Eva, e gli proibì di non toccare un pomo, ma
Pina che ammagnò le bevidudi, strillò per Dio con quanta voce aveva: «Omini da venì, siete fottuti!» Naturalmente, naturalmente questo ha un valore scaramantico, quindi prendetelo così, perché se lo prendete alla lettera ci dobbiamo preoccupare seriamente, ci dovremmo preoccupare seriamente. E lei che si è collegata dopo, però va bene. Benissimo, allora, come è organizzata questo incontro? Vi annuncio che non sarò tanto breve, però cercherò almeno di non essere noioso, ci proverò perlomeno. Allora, come vedete, ho diviso questa chiacchierata in una serie di punti: prima di tutto gli obiettivi del corso, l'organizzazione del corso, che è la cosa più complessa, quest'anno è stato veramente complicato. Poi ovviamente parleremo di Belli, la sua biografia e la celebre introduzione ai sonetti romaneschi, le altre testimonianze scritte che vanno oltre Belli, spesso sono dopo Belli, gli strumenti che useremo abbondantemente durante i nostri incontri, quindi le mappe prima di tutto e le immagini di Roma e della sua campagna. Poi, visto che si tratta di una lezione introduttiva, di un incontro introduttivo, il governo, l'organizzazione dello Stato e della città, in particolare cos'era sto Stato Pontificio, com'era organizzato, le vie di accesso a Roma, la città di Roma, l'abitato ed il disabitato. E poi ho pensato che fosse opportuno, anche perché quest'anno cade un anniversario importante, anzi ne cadono due veramente, dedicare uno spazio specifico al ghetto ebraico. Al ghetto ebraico sicuramente per ricordare l'ignominia della deportazione, ma anche per ricordare che il ghetto, proprio per il suo essere un microcosmo chiuso, è quello che ha permesso di preservare, di tramandare molte delle tradizioni romane, incluso il romanesco arcaico, il primo romanesco, che è scomparso a Roma perché a un certo punto il romanesco si è toscanizzato, ma il ghetto, proprio per essere un insieme chiuso, ha conservato alcune specificità del romanesco che nelle altre parti della città sono scomparse. E ovviamente poi tutti conoscete la gastronomia ebraica, quindi non devo aggiungere nulla, una gastronomia ibridata naturalmente, che è insieme giudaica ed insieme romana, e questa è la cosa più bella, questo melting pot, questa ibridazione tra le due culture che ha prodotto cose interessanti, per esempio dal punto di vista gastronomico, e al tempo stesso ha permesso di preservare parti lacerti della cultura romana. Poi l'altro punto che ho pensato che fosse opportuno trattare, l'avevamo già fatto l'anno scorso, ma quest'anno l'ho un po' ampliato, le attività economiche e i trasporti. Poi un quarto punto dedicato all'avvenimento di quest'anno, il 1870. Allora, ho cercato di mettere a confronto la Repubblica Romana del 1849 e gli avvenimenti del 1870. A questo proposito, come sapete, ho un video, poi ne parleremo, che penserei di proiettare non domani perché si intreccia con troppi altri corsi, ma giovedì prossimo, quindi comunque ne parliamo dopo. Infine, un ultimo punto dedicato al tramonto della Roma di Belli, le trasformazioni urbanistiche, che poi in fin dei conti è quello che vediamo noi quotidianamente, per cui qui si chiude il cerchio e ci si riallaccia al presente. Allora, obiettivi del corso. Gli obiettivi del corso, ormai mi avete sentito ripeterli tante volte, ogni tanto ci aggiungo qualche pezzetto, però il senso è questo, quindi scoprire l'opera di Belli, il suo commedione, la sua opera immensa, in cui ha dato voce al popolo romano, ci permette di calarci nell'atmosfera della città di quegli anni, e poi utilizzare
la lettura dei sonetti e tutte le altre testimonianze per mettere insieme un'immagine della città di Roma nel 1800. La città, i luoghi, dentro e fuori dalle mura, la società, la politica, le tradizioni religiose, le superstizioni. Insomma, cercheremo di mescolare sapientemente da bravi cuochi tutti questi ingredienti per ricavare alla fine un'immagine della città. E last but not least, come si dice, quello vorrei darvi e fornirvi alla fine del corso. L'anno scorso è saltata a causa del coronavirus, ma quest'anno siamo online, per cui non dovremmo avere problemi. Vorrei dirvi e introdurvi agli strumenti informatici, che sono tanti, che si possono utilizzare per approfondire la conoscenza della città e ovviamente del suo immenso poeta Belli. Benissimo, questo è gli obiettivi del corso. Adesso arriviamo all'organizzazione del corso, quello che ci richiederà un po' di tempo. Poi, quando entreremo nel terzo punto, daremo un'occhiata alla bibliografia di riferimento, in modo che chi vorrà potrà approfondire. Ovviamente non è una bibliografia esaustiva, ma insomma ci sono alcuni testi che, se sarete interessati, potrete o consultare o reperire in biblioteca, acquistare, dipende da voi. Dunque, l'organizzazione del corso. Allora, il corso sapete che è articolato in lezioni più o meno in aula, queste online, e passeggiate romane che ci servono appunto a fare quell'operazione. Ok, io qua. Di ricucitura tra passato e presente, che ci aiutano a capire la città, a vedere la città di oggi ricollegandola alla città che è stata nel 1800 e prima. Allora, scusate, ecco. Allora, del gruppo WhatsApp sapete già tutto, quindi non devo aggiungere nulla. Adesso vediamoci questo calendario. Il calendario che sapete che ho dovuto rimodulare più di una volta. E sicuramente io sono coperto dalla barra di controllo di Zoom, ma voi dovreste vedere innanzitutto la lezione di oggi, che è quella del 22, e un incontro domani che è quello del 23. Ora, questo incontro di domani, visto che c'è una sovrapposizione, un intreccio di lezioni, ho pensato di spostarlo a giovedì 29, perché è un documentario fatto dal Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli, molto ben fatto, dedicato esclusivamente alla giornata del 20 settembre, cioè quello che è successo, attraverso le testimonianze di vari testimoni, ma soprattutto due. Uno, Edmondo De Amicis, dalla parte dei buoni, tra virgolette, non è così come vedremo, ma insomma degli italiani, e l'altro, il principe Massimo, dalla parte del Papa, quindi ha raccontato la storia dal punto di vista dello Stato Pontificio. E poi, tutto sommato, a voler ben guardare, poi ne parliamo dopo, magari alla fine, in fin dei conti, è stato invaso. E quindi devo dire che il principe Massimo aveva anche degli interessi specifici, perché c'era l'appalto delle poste pontificie, che ha perso proprio il 20 settembre del 1870, quindi aveva anche un piccolo conflitto di interessi, diciamo. Quindi il 29 vedremo questo documentario, che non è molto lungo, e ritorneremo sul rione Pigna, che è quello di cui non abbiamo potuto effettuare la passeggiata lo scorso anno,
e penso sia meglio rinfrescare un po', anche perché ci sono delle persone nuove, rinfrescare un po' il diciamo ciò che si era detto a lezione. Oltretutto, come vedrete, ci sono degli, proprio nella passeggiata a Rione Pigna, ci sono degli agganci interessanti col nostro territorio. Quindi sarà un'occasione per metterli in evidenza e per rinfrescare ciò che avevamo detto. Allora, la prima passeggiata, poi mi fermo qua naturalmente, non è che vi voglio leggere tutto il calendario, tanto ve lo potrete leggere comodamente a casa, perché di questa presentazione, oltre a fare la registrazione, vi manderò la versione PDF, in cui vi potete rileggere tutte le diapositive con calma e scegliervele in base ai vostri interessi. Quindi non c'è bisogno di leggere tutti i dettagli. Comunque sia, la passeggiata a Rione Pigna è prevista per il 1° novembre. Come ho già avuto occasione di dire sulla chat, io sto seguendo con molta attenzione quello che succede in giro. La situazione non è brillante, però cambia continuamente. Allora, la mia idea sarebbe quella di aggiustare il calendario, soprattutto delle passeggiate, man mano che andremo avanti, in base all'evoluzione della situazione, che in questo momento sta peggiorando, ma potrebbe anche migliorare, ce lo auguriamo tutti. Quindi la mia proposta è quella, questa prima passeggiata, che tra l'altro è abbastanza, diciamo, non è esattamente nel corso, perché questo è un rione interno della città, anche se c'ha degli agganci con il nostro territorio. Qualcuno ha chiesto di intervenire? Qualcuno mi ha mandato un messaggio, non so chi è questo numero, 966-702-7160. Boh, non lo so. Vabbè, fa niente. Che io non posso riattivarlo. Chi vuole parlare deve riattivare lui l'audio. Hanno modificato la versione di Zoom. Vabbè, ok. Vi dicevo, penserei questa prima passeggiata di rinviarla, però per non perdere il contatto con il mondo reale, vorrei fare di questa passeggiata, in attesa di poter fare quella reale, una passeggiata virtuale che cercherò di fare sfruttando il Street View di Google, insieme ovviamente ai sonetti e a tutto il resto. Cercherò di darvi un'idea di seguire esattamente il percorso che avevo immaginato per questa passeggiata. In questo modo, se qualcuno vuole andarci per conto suo, che è molto meno complesso che andarci in gruppo, anche 10 o 15 persone, quante sono, ma comunque è un problema sui mezzi di trasporto, pensavo di organizzare la cosa così. Per le passeggiate successive vedremo come evolve la situazione. Sicuramente tutte le passeggiate in cui sarà sufficiente utilizzare solo, per esempio, il treno di Ostia, quelle potremo farle, perché poi ci sposteremo a piedi. I problemi sono per i mezzi urbani. Io ho fatto con Etta in settimana un'esplorazione e in effetti è un po' complicato usare i mezzi di trasporto. Io non so se qualcuno vuole intervenire su questo tema specifico, cerco di riattivarvi, anche se sentite, se vi dovete riattivare, perché dalla mia versione di Zoom è scomparsa la possibilità di riattivare l'audio. Dovete farlo voi dal vostro
dal vostro desktop. Sì, io l'ho fatta. Ok, allora avete sentito quello che ho detto circa le passeggiate? Se qualcuno desidera dire qualcosa in proposito, ho detto preferisco fare, diciamo, regolare questa cosa volta per volta in base alla situazione. Ora questa prima passeggiata secondo me sarebbe opportuno rinviarla, le prossime vediamo come va la situazione. Purtroppo le prossime passeggiate, mi riferisco a quella a prima porta alla Villa di Livia e quella a Porta Pia e Salaria, È lontano. richiedono l'uso dei mezzi. Forse quella a Porta Pia si potrebbe fare perché in fondo si può andare con la metropolitana a Termini. E poi di lì spostarci a piedi. Non è pochissimo, però forse è possibile. Gianfranco, il problema è comunque una responsabilità di tutti noi e tua soprattutto, nel senso di organizzare. Prendiamoci tempo, tanto tu questa di Rione Pigna avevi già pensato di farla in una seconda. Questa è inevitabile, sì, perché è troppo vicina, dobbiamo vedere come evolve la situazione. Appunto. E quindi diamoci almeno un mese di tempo, vediamo adesso come funzioneranno Continuo a seguire la queste situazione, ma Gianfranco. Caterina, sicuramente ci sono alcune passeggiate, tipo quelle sul territorio di Ostia, che però ormai sono state spostate a marzo. Oppure quella sulla via Ostiense. Sì, l'ho visto. Quelle potrebbero essere eventualmente state o no? Che Che dici? si potrebbero fare, secondo me, perché lì si prende un unico mezzo pubblico che è il di Appunto. Ostia, che non è affollatissimo. Con qualche attenzione, secondo me, si potrebbero fare, magari Certo. ritardando di mezz'ora la partenza, che ne so, Certo. dobbiamo cercare di essere fantasiosi in questa situazione. Gianfranco, mi senti? Chi è che Mi senti? parla? Sono Gabriella. Ah, Gabriella, dimmi, ciao. Ciao, ti volevo dire che per quello che riguarda la visita numero 3, il quadrante est, Sì. io che sono nata da quelle parti, ho scoperto recentemente che c'è una fermata che si chiama Annibaliano Ma quella con la metropolitana, con la metro B. sì, la metro B1 ci va, certo. Io sono nata a Piazza Annibaliano, quindi ti dico che c'è la salita per arrivare a Sant'Agnese fuori le mura e quindi farci il tratto di Porta Pia non so se era in Gabriella, il problema è sempre la metro, Gabri, il problema non è la fermata, è il metro che comunque parte da Termini, capisci? Passa e arriva a Termini. Io proposto che si dica adattiamo il programma a volta per volta, soprattutto per quello che riguarda le passeggiate a Roma. Rimane che la metropolitana, se presa di domenica, è pressoché vuota, nel senso che lo era quando non c'era la pandemia, figuriamoci adesso, voglio dire, no? Sì, allora io per quella passeggiata il percorso da Sant'Agnese a Porta Pia non è che sia pochissimo, Gabriele. Io No, non è pochissimo, però ti consente per esempio di passare davanti a, cioè la parte storica di Via Nomentana, ti consente di passare a Villa Torlonia, ti consente, Bello se non è hai un bel argomento. percorso, certo che saranno un paio di chilometri da lì dove Alla fine è una passeggiata di 5 o 6 chilometri facendola completamente, perché io queste cose le ho provate prima di. Tant'è che Sant'Agnese l'avevo tolta proprio per questa ragione, l'avevo tolta
dal giro. Si potrebbe anche pensare, però, naturalmente, invece di andare a Porta Pia, a Castro Pretorio, di fare la passeggiata soltanto intorno a Sant'Agnese, il che avrebbe Santa Agnese e Santa Costanza, che sono Costanza, Sant'Agnese, Villa d'Orloni. Allora, allora vabbè, senti, adesso intanto c'è quindi ci penso ed eventualmente vediamo come dobbiamo seguire la situazione. Gabriella, purtroppo ogni decisione presa adesso è destinata a essere modificata, temo. Quindi sì, è una possibilità questa. Allora, sentite, io adesso andrei avanti, tanto le cose essenziali ce le siamo dette, nel senso che il calendario cercheremo di aggiustarlo in base alla situazione. Dovremmo andare con le macchine. Dopodiché credo di poter aggiungere niente, più o meno il calendario l'avete visto, ho previsto una passeggiata sul territorio di Ostia e Fiumicino, poi l'Appia Antica ci possiamo andare tranquillamente, perché lì bisogna arrivare soltanto a Piramide e poi andare a piedi, e per gli altri vediamo come evolve la situazione. Sentite, allora io a questo punto, se nessuno ha qualcosa da aggiungere, ritolgo l'audio e riprendo il corso normale della presentazione. Ok. Ok. Allora ci risentiamo tra un po'. Allora vabbè, questa ormai è una cosa superato dagli avvenimenti, quindi lo saltiamo. Anche le regole anti-Covid è superfluo entrare nei dettagli. Sapete che avevo preparato una app per poter andare in giro, quindi vediamo volta per volta come fare. Ok, allora adesso la biografia di Giuseppe Gioacchino Belli, cominciamo da quella perché è quella che ci permette di capire l'uomo e di capire cosa ha voluto fare e che cosa è riuscito a fare. Prima però magari apriamo un momento le indicazioni bibliografiche. Di Belli c'è una quantità di edizioni in giro, sono veramente tantissime. Io quella che vi consiglierei, se si trovasse ancora, è quella edita da Marcello Teodonio, ci sono tutti i sonetti, e della Newton Compton, sono 4 volumi, il costo è contenuto e i commenti sono veramente ben fatti, altrimenti a un costo decisamente superiore ma più o meno con la stessa impostazione c'è l'ultima edizione, l'edizione che è uscita recentemente per Einaudi, quella di Gibellini, che sono pure questa 4 volumi. E infine io quest'anno ci sarà una new entry, nel senso che è stato pubblicato l'epistolario di Giuseppe Gioacchino Belli a cura di Davide Pettinicchio, che è uno dei soci del Centro Belli, raccoglie tutte le lettere di Belli dal 1814 al 1837 ed è veramente uno spaccato prezioso sulla vita di Belli per capire l'uomo. Non è facilissimo da consultare, tant'è che io mi ci sto muovendo con qualche difficoltà, però insomma poi una volta che ci si prende dimestichezza è veramente una cosa preziosa. Vabbè, questo sono le varie edizioni di Belli. Questa è quella della Newton Compton commentata da Marcello Teodonio. Questa è quella Einaudi commentata da Gibellini.
Una cosa che può essere interessante: tutti i sonetti di Belli sono disponibili su internet, perché ormai sono fuori da qualunque copyright. Uno degli indirizzi che poi vi rimetto, ritroverete nella versione PDF, è questo, su Intratext. Basta che cercate, se volete trovarlo, cercate su Google Belli Intratext e vi si apre l'elenco completo dei sonetti con ricerca alfabetica oppure elenco di tutti i sonetti, per cui insomma ci si può muovere. I commenti però sono quelli originali di Belli, per cui se volete dei commenti critici in qualche modo vi dovete rivolgere a uno dei testi che vi ho mostrato. E poi vabbè, ci sono altri riferimenti, io ne ho indicati qualcuno, perché Belli non è che abbia scritto solo il romanesco, ha scritto anche in italiano, per cui si trovano in giro molte delle sue opere italiane. E infine, per chi avesse difficoltà col romanesco, volesse un po' avere un riferimento, ci sono in giro parecchi dizionari romaneschi. Secondo me il migliore è questo di Fernando Ravaro, sempre pubblicato dalla Newton Compton. Tenete conto che i grandi riferimenti romaneschi, e quest'anno ci dedicheremo anche un po' al romanesco, sono Belli naturalmente, se non altro per il numero mostruoso di versi che ha scritto e quindi il numero di parole mostruoso che ha utilizzato, e poi ha trovato spazio anche il romanesco trilussiano, che è un romanesco un po' diverso, non fosse altro perché ha scritto 70 anni dopo. E poi vabbè, Trilussa ha pubblicato sempre per grandi editori, per cui ha dovuto un po' sforzarsi di farsi capire. Belli sto problema non ce l'aveva, per cui ha scritto in una lingua secondo me più interessante. Benissimo. Poi vabbè, ho segnato alcuni riferimenti per l'archeologia, per la storia, ma insomma queste sono cose che poi ritroverete nella versione PDF. Quest'anno ho utilizzato molto il libro di Claudio Porena, che è stato il mio primo maestro di metrica romanesca. È un bel libro che parla del romanesco, oltre a riportare i suoi sonetti. Va bene, allora indietro. Allora adesso possiamo arrivare finalmente alla biografia di Belli. Allora, forse quelli che c'erano l'anno scorso ricorderanno che avevo mostrato una bibliografia molto dettagliata e molto lunga. Quest'anno ho deciso di scorciarla, però nel testo troverete la bibliografia dettagliata dell'anno scorso, che qua è riportata qua sotto, il link sta qua sotto, comunque nel testo PDF ve la metto. E adesso cerchiamo di concentrarci sugli avvenimenti fondamentali della vita di Belli. Intanto è nato nel 1791, il padre si chiamava Gaudenzio e la madre era della famiglia Mazio, una famiglia abbastanza benestante. I guai sono per il giovane Belli sono cominciati da subito, perché con l'occupazione francese, quindi aveva 7-8 anni, la famiglia Belli ha dato ospitalità a un generale borbonico che poi è stato fucilato, è stato accusato di spionaggio a favore del regno di Napoli, e la famiglia Belli, che in qualche modo era coinvolta, è stata costretta a fuggire a Napoli. Sono potuti ritornare dopo che è finita la Repubblica Giacobina, sono stati riabilitati e il Papa ha apprezzato il comportamento del capofamiglia, per cui gli ha dato un incarico al porto di Civitavecchia, un incarico abbastanza redditizio, quindi Belli ha abitato anche a Civitavecchia,
e comincia a frequentare il Collegio Romano, ma i guai non arrivano mai da soli. Il padre muore di colera e quindi iniziano dei problemi economici seri. La madre ritorna con tutti i suoi figli, erano a quel punto tre figli, ritornano a Roma, la madre si risposa, per un po' gli orfani stanno col nuovo marito, però poi la madre muore, un altro guaio, e il padrigno li mette garbatamente alla porta, per cui iniziano a fare una vita girovaga, finiscono da vari parenti, litigano con i parenti, insomma fino a 18 anni Belli è stato una specie di migrante cittadino. E poi però inizia a lavorare per il principe Poniatowski, quindi c'è un certo miglioramento economico, litiga col principe Poniatowski perché c'entra la moglie, una storia un po' ambigua tra Belli e la moglie che ha cercato di coinvolgerlo in qualche tresca, insomma alla fine. Però c'è a un certo punto nel 1815 c'è un capovolgimento della situazione, perché conosce Maria Conti, che era un po' più anziana di lui, una donna ricca, marchigiana di origine, si sposano e la vita di Belli cambia radicalmente. Tant'è che nel 1824 nasce il figlio Ciro, che sarà poi quello che tra i vari figli che sopravviverà, che avrà una grande importanza nella vita di Belli, che si concentrerà tutto sul futuro di questo figlio. In questo periodo Belli comincia, intorno al 1824, subito dopo, comincia a scrivere sonetti, ancora in maniera così erratica, sporadica, però contemporaneamente inizia a viaggiare, fa dei viaggi formativi a Milano, a Firenze, lì conosce la poetica di Carlo Porta, e quindi probabilmente comincia a maturare l'idea di fare qualche cosa di simile a Roma. Intorno tra il 1829 e il 1830 Belli esplode come poeta, inizia a scrivere sonetti con una rapidità e in un numero e con una diciamo di una qualità eccezionale, e i sonetti, come vi ho detto, raccontano la vita del popolo romano dal punto di vista sociale, storico, religioso e antropologico. Belli ormai è conosciuto a livello europeo, che allora non era estremamente semplice, molto apprezzato da autori europei importanti che riescono in qualche modo a leggere e a capire questi sonetti, che, badate bene, circolavano soltanto diciamo oralmente. Belli li leggeva in occasioni di incontri tra amici, di salotti letterari, però non ha mai voluto pubblicarli. Anche perché c'era un motivo: i sonetti, specialmente quelli della prima serie, erano fortemente critici nei confronti del governo pontificio, nei confronti della gerarchia ecclesiastica, e Belli non ha mai voluto compromettersi fino in fondo, anche perché alla fine, come vedrete, Belli è finito a lavorare per l'amministrazione pontificia, e soprattutto non ha voluto danneggiare il figlio, che nel frattempo stava crescendo, è andato all'università a Perugia, si è laureato in legge e ha finito per fare il giudice penale, per cui vi potete immaginare che c'era qualche problemino con i sonetti che aveva scritto, tant'è che Belli ha più volte detto e chiesto che i suoi sonetti venissero bruciati dopo la sua morte. Ovviamente è chiaro che se uno vuole bruciare i sonetti, li brucia, li butta nel cammino e li brucia. In realtà probabilmente non era esattamente quello che voleva, però di fatto lui ha lasciato questa volontà testamentaria.
ha affidato tutti i sonetti a un suo amico, il vescovo Tizzani, ironia della sorte, il quale si è ben guardato dal bruciarli e anzi l'ha fatti conoscere. Dopo la morte di Belli è riuscito a farli pian piano i suoi amici, e che nel frattempo erano ritornati in possesso dei sonetti, e il figlio, arrivano alla prima pubblicazione dei sonetti intorno al 1880, mi pare, qualcosa del genere. Belli ha vissuto gli ultimi anni dello Stato Pontificio, ma non fino in fondo, perché è morto nel 1863. Belli è sempre stato marginale rispetto alla politica, ma devo dire che prima con i sonetti che erano fortemente critici nei confronti di Papa Gregorio XVI, poi con i sonetti che erano fortemente elogiativi di Pio IX e del suo lavoro, ha in qualche modo partecipato a questa vita politica, era amico di personaggi che in qualche modo erano affini o vicini alla carboneria, per cui non è vero che fosse completamente fuori dalla politica. Però a un certo punto c'è una cesura, la cesura è nel 1848. Nel 1848, poi lo vedremo dopo, insomma, comunque c'è la ventata di novità in tutta Europa, e c'è una ventata di novità a Roma introdotta dalla presenza di Pio IX, che incomincia a fare delle riforme nello Stato Pontificio, alcune tutto sommato anche abbastanza avanzate. Belli ci crede, e a un certo punto il primo ministro liberale nominato da Pio IX, che era tra l'altro una persona di notevole spessore culturale, veniva da Bologna, Pellegrino Rossi, viene assassinato. A quel punto è la fine, sapete poi come evolve la situazione, il Papa scappa, chiede aiuto alle potenze europee, viene proclamata la Repubblica Romana, che tra l'altro promulga la più bella Costituzione che abbiamo avuto, ma insomma comunque la situazione precipita e Belli da quel momento tace. Non scrive più sonetti. L'ultimo che ha scritto l'ha scritto proprio nel 1849 ed è apparentemente un sonetto molto intimista, perché è dedicato alla nuora, per cui c'è qualcuno che ci ha voluto vedere delle indicazioni politiche, delle metafore politiche, però in realtà insomma non scrive più. E quindi la vicenda terrena di Belli si conclude nel 1863. Io vi scrivo due sonetti, vi leggo due sonetti. Il primo è un sonetto che ha girato in tutta Europa, che ha aperto un po' gli occhi sullo stato molto sarcastico nei confronti del governo dello Stato Pontificio, in particolare verso Gregorio XVI. Siamo nel 1845, Gregorio XVI sarebbe morto l'anno dopo. Si chiama La vita da cane. Ah, si chiama ozio il suo, brutte marmotte, non fa mai niente il Papa, non fa niente, a così ve piassi in accidente, come lui se strapazza giorno e notte. Chi parla con Dio Padre Onnipotente? Chi assorbe tanti figli de mignotte? Chi manna in giro l'innurgenza a botte? Chi va in carrozza a benedir la gente? Chi glieli conta li quadrini sui? Chi l'aiuta a creare i cardinali? Le gabelle, per Dio, non le fa lui. Soltanto la fatica da falchino, da strappare tutto l'anno memoriali e buttarli a pezzetti nel cestino. Allora, intanto ci sono alcune parole che debbono essere spiegate. Vabbè, all'inizio si chiama ozio il suo, brutti disgraziati, brutte marmotte, non fa niente il Papa, non fa niente, vi prendesse un accidente per quanto lui si strapazza fatica giorno e notte. E qua c'è una bellissimo, uno dei famosi elenchi belliani, che vedete ci sono sei versi che cominciano con chi. Chi parla con Dio Padre Onnipotente? Chi assolve tanti figli dei mignotte? Chi manda in giro l'indulgenza a botte, le indulgenze? Chi vende le indulgenze? Chi va in carrozza a benedire la gente?
chi glieli conta i suoi quattrini, chi l'aiuta a crearli cardinali, e poi finisce con le tasse, le gabelle, per Dio, non le fa lui. Basterebbe soltanto la fatica da facchino di passare il tempo a strappare memoriali e buttarli a pezzetti nel cestino. Allora, i memoriali erano delle richieste che venivano per lo più dalla gente comune, dal popolo, e venivano inviati al governo, alla gerarchia ecclesiastica per ottenere dei favori, degli aiuti e cose di questo genere. E lui, diciamo, il sarcasmo è la fatica da facchino di strappare tutto l'anno memoriali e buttarli a pezzetti nel cestino. Allora, io adesso vi ho messo un altro sonetto, questo è un po' più vecchio, nel senso che il Poverello di Malagrazia del 1847, uno degli ultimi che ha scritto, c'ha un forte contenuto sociale. Questo l'ho già letto gli anni scorsi, però secondo me è interessante anche per capire la poetica di Belli, che non è solo questo, ma è anche questo. Si chiama Il Poverello de Malagrazia, sarebbe il poverello maleducato. Però quel benedetto poverello fasse trovà sdraiato per le scale del palazzo d'un conte cardinale come sotto a un bancone de macello. E poi, si becca e se sentissi male, non ave manco un dito de cervello de tirasse un po' in là, mentre che quello se strascinava su coda e codale. E ave coraggio in faccia a sua eminenza de fa puro la bava dalla bocca e de lassaglie lì quella schifenza. E morie per giunta al suo cospetto come si stassi in della subbicocca. Non si chiama a mancaglie di rispetto. Allora, questo è feroce. Allora, questo è un poveretto, un senza tetto, che si è fatto trovare sdraiato per le strade del palazzo di un conte cardinale, come se fosse stato sotto a un bancone di macello, perché i banconi di macello erano alti, di macelleria erano alti, e erano il rifugio per i senza tetto, era un posto per dormire la notte. E poi, nonostante che si sentisse male, visto che si sentiva male in realtà, non avere nemmeno un dito di cervello di farsi un po' in là mentre quello si trascinava. Immaginate sto cardinale con un vestito, con uno strascico lungo, si trascinava su coda e codale. Qui c'è un doppio gioco, perché il codale è anche il culo del cavallo, cioè quello che sta sotto la coda. E avere coraggio di fronte a sua eminenza di fare la bava dalla bocca e di lasciargli lì quella schifezza. E per giunta, come se non bastasse tutto questo, morire al suo cospetto come se fosse stato nella sua bicocca, nel suo abituro, nella sua baracca. Non si chiama questo mancargli di rispetto? E vabbè, questa sono due esempi della poetica di Belli. Adesso cerchiamo invece di... Vabbè, questo è l'epitaffio del Verano scritto da Francesco Spada, un caro amico di Belli. In questo luogo è Giuseppe Gioacchino Belli, romano, che per fede, costumi, ingegno esemplare, integro, acuto, brillò dovunque con i suoi versi di ogni genere, divertendo e ammonendo contemporaneamente. Nato nel 1791, morto nel 1863. Allora, adesso vorrei cercare di spendere qualche parola per capire un po' meglio l'uomo Belli. Nel caso dovessimo, mi rendo conto che può essere lungo, casomai se andassimo troppo oltre i limiti di tempo, lo spezziamo in due parti questa presentazione. Io ci tengo molto a che voi abbiate un'idea completa e chiara dell'uomo e della città e di tutto il resto. Allora, come ho detto, la personalità di Belli è abbastanza complessa, forse quella di tutti noi è complessa. Comunque, diciamo, di aiuto per capire sia l'uomo e le sue vicende,
è sicuramente l'epistolario un grande aiuto. L'epistolario è quello di cui vi ho parlato prima, per cui di tanto in tanto durante il corso lo utilizzerò. Allora, qua c'è scritto chiaramente che, almeno questa diciamo è dalla prima lettura che ho fatto di questo libro, è che le opinioni politiche poco, molto spesso emergono le sue vicende private, quindi i rapporti con la moglie, con il figlio, con gli altri amori della sua vita, reali o platonici non si sa, comunque ci sono state due persone piuttosto importanti nella vita di Belli, una ragazza, Vincenza Roberti di Morro Valle, che mi pare sia al confine con tra Umbria e Marche, e l'attrice Amalia Bettini, che era una famosa attrice di teatro all'epoca, che Belli sentì una volta giusto al Teatro Valle e se ne innamorò perdutamente. Iniziò una corrispondenza che è durata fino a che la Bettini non si è sposata. E poi ci sono lettere scambiate con gli amici per la gestione del patrimonio della moglie e i viaggi. Quindi è veramente un quadro, danno un quadro piuttosto interessante della vita di Belli. Io adesso ve ne ho messe qualcuna, non complete, alcune ho messo degli stralci. Allora, questa è una lettera che secondo me potrebbe essere ascritta alla categoria delle lettere politiche. È stata scritta nel 1846, quindi Pio IX era stato eletto da poco tempo Papa, e scrive al figlio: Ciro mio caro, poi qua c'è un ho saltato delle parti, faccio eco sincerissimo alla tua esclamazione, oh l'ottimo sovrano. Evidentemente il figlio gli aveva scritto che era entusiasta di Pio IX. Qui molti del popolo portano al cappellaccio una coccardina gaudata che pare una stella cometa. Su tutte le porte delle case e botteghe leggi in carta bianca e stampa gialla viva l'immortale Pio IX. Truppe di ragazzetti circolano per questi vicoli con bandierette in mano. Non è che si sia sbilanciato tanto, però si capisce che se non altro guarda con interesse all'esperienza di questo Papa. Quello che non che poi emerge in alcuni sonetti che non mi ricordo se ci ho messo è il timore che la situazione possa sfuggirgli di mano, come in effetti poi succederà. Allora, qui c'è una lettera alla moglie, questa è del 1827. Ve la leggo per metterla al confronto con un'altra lettera scritta a Amalia Bettini. Cara Mariuccia, Bologna, 3 ottobre 1827, ore 1 antimeridiano. Meridiane. Sono partito domenica 30 da Milano, sono qui arrivato ora. Appena cambiato mi sono andata alla posta, dove ho trovato le due carissime del 27 e 29. Cercando il signor Rusconi, ho poi saputo essere il direttore della posta. Lì sono dunque tornato alla posta e ho trovato essere fuori di Bologna e tornarvi di mani. Come vedete, una serie di notizie. Non posso dunque darti notizie dell'incasso della somma da te favoritemi, di cui ti ringrazio davvero senza fine, conoscendone sempre più il tuo attaccamento per me. Quindi la moglie gli aveva mandato dei soldi per le sue necessità durante il viaggio. Poi seguono alcune cose su personaggi che poco importanti. Poi finisce: povera Mariuccia mia, quanti disturbi, ma benché lontano io li divido con te, bramando in vano ad assisterti. Vabbè. Godo tanto del benestare di Ciro nostro, bacialo mille volte per me, non ti dico altro perché il Corriere sta a momenti per partire, il resto nel Venturo, ti abbraccio, addio, il tuo P che sta per Peppe. Allora, questa è una delle lettere alla moglie scritta nel 1827. Adesso io, che sono sicuramente maligno, vi ho messo una lettera scritta qualche anno dopo, questa nel 1836, ad Amalia Bettini, il primo febbraio del 1836. Carissima amica, l'anima umana è come uno strumento musicale in cui, benché taciti, si nascondono gli elementi di tutti i tuoni, gravi o acuti, malinconici o lieti. Non aspetta essa che il tocco esterno onde manifestare la sua occulta potenza.
e non solo del suono provocato, ma di tutti gli altri ancora corrispondenti al sistema della sua propria armonia. Mi fermo qua perché avete capito qual è il tono di questa lettera, un po' diverso da quello scritto alla moglie, in effetti. Poi parla di un manoscritto che gli ha mandato la Bettini perché lo valutasse, e comunque insomma è interessante il confronto tra le due lettere. Scusate, che qui, ecco. Allora, qua c'è una lettera che è interessante per altre ragioni. Allora, questa è una lettera al suo amico Francesco Spada. Questa, qui siamo nel 1820, ci siamo spostati indietro. È interessante per una ragione tecnica che adesso vi dico. Caro Checco, Spoleto, 4 novembre 1820. Quel mio amico di cui ti annunzai la venuta nel mio casino di Terni mi scrisse dover restare a Foligno per un ordine del tesoriere, eccetera, eccetera, una questione amministrativa, fiscale. La cosa interessante è quella sottolineata. Tra mezz'ora parto per Terni, ove forse io mi troverò a ricevere una tua risposta, se me la fai in corrente. Che se non mi scrivi in corrente o stimi inutile farlo, parleremo meglio in voce al mio prossimo ritorno al paese. Dunque, lui sta a Spoleto, che come sapete è piuttosto vicino a Terni, ovviamente lui si spostava in carrozza, però probabilmente in tre ore, credo che in tre o quattro ore si possa arrivare in carrozza da Spoleto a Terni, e lui si aspettava che il suo amico Spada leggesse la sua lettera e gli rispondesse immediatamente, e si aspettava di trovare la risposta a Terni. Quindi qual è la conclusione? Che c'era un servizio postale piuttosto efficiente, evidentemente, se lui pensava di poter ricevere una risposta in un lasso di tempo che poteva essere, che ne so, di 5 o 6 ore probabilmente. Vabbè, qua ce n'è un'altra che possiamo saltare, tanto ve la metto poi. Questa ce la metto, ve la cito soltanto, non ve la leggo, perché è una lettera indirizzata a Giuseppe Nerone Cancelli, che era un noto carbonaro. Quindi lui nel 1820 era, dal tono della lettera, in amicizia, si vede chiaramente, con questo Giuseppe Nerone Cancelli, e ci si scambiava corrispondenza. Quindi probabilmente nel 1820 non c'aveva nemmeno 30 anni, Belli era abbastanza vicino ai rivoluzionari di allora, cioè si aspettava di poter fare qualcosa per cambiare lo Stato Pontificio. C'è da dire che comunque Belli è sempre stato cattolico, non ha mai messo in discussione l'appartenenza alla religione, ma si aspettava una religione meno formale e più vicina all'essenza del Vangelo, ecco, diciamo, per sintetizzare in maniera molto, molto rapida. Allora, due parole sulla lettera. In effetti le lettere, noi adesso non ci pensiamo perché abbiamo mille sistemi per comunicare, ma una lettera era l'unico modo per comunicare. Il problema, è che non tutti erano in grado di scrivere. E tra l'altro le lettere che vi ho mostrato erano piuttosto brevi, anche se non ve le ho lette tutte, ma Belli scriveva delle lettere che erano dei veri e propri lavori letterari, nel vero senso della parola, lunghissime, piene di versi, quindi ci si esprimeva molto, tanto, attraverso la parola scritta a mano, aggiungo. Allora, come si regolava chi non sapeva scrivere? C'erano gli scrivani, che abbiamo già incontrato l'anno scorso, e qua ci ho messo un sonetto che è un interessante racconto
dell'intervento di uno scrivano per scrivere una lettera. Lo scrivano era uno che sotto dettatura scriveva una lettera che poi veniva consegnata al Corriere. Cara Gommare, Piazza Montanara. Piazza Montanara era uno dei posti dove si trovavano gli scrivani, dove c'avevano il loro ufficio. Come vedete, l'ufficio dello scrivano era semplicemente un banchetto, un tavolino dove lui aveva inchiostro, carta e penna e scriveva. Oggi li 19 del corrente, ve vanno a scrivere che sta faccia amara di vostra figlia, vo' pia un pezzente. Allora, è una signora che si chiama, io questo coso che c'ho in mezzo mi dà un fastidio, scusate, ecco. Allora, si chiama Placida Dercane. Commare Placida Dercane, quindi cara Commare, scrive a un'altra Commare, Piazza Montanara, vostra figlia vo' piglia un pezzente, l'informa che la figlia di questa signora qui scrive si vuole sposare con un pezzente. Poi faccio sapere che la Taccara morse, la fabbricante di tacchi, in salute nostra d'accidente. Morse significa morire. E la risposta, so a pregarve cara, caramente a dalla alla torre del presente. Non c'è ovviamente una torre, ma è il latore della presente, solo che in romanesco è diventato dalla alla torre del presente. Un passo addietro, qua la capicciola corre a uffa, la seta grezza in fili, mannando ben saluto per parte d'Antoniuzzo e Luciola. Mi scordavo dei tibbe, si è piovuto, che sta lettera non può passare alla mola. Come, piacendo a Dio, vedirà il muto. Allora questo è un commento interessante sullo strato delle strade, perché per raggiungere sta signora a Rocca Cannuccia doveva passare una mola e quindi un fiumicello, ma se piove non si può guardare. E quindi te lo dirà il muto. Un caro abbraccio, resto qua ne vostra commare Placida Dercane, all'obbligate mane della signora Carmina Berprato, Rocca Cannuccia, in casa del curato. Quindi probabilmente faceva la perpetua a casa del curato a Rocca Cannuccia. Quindi non c'erano solo le lettere di Belli, c'erano pure le lettere scritte dagli analfabeti, scritte dagli scrivani sotto dettatura. Allora, una parola brevissima sul servizio postale. Allora, il servizio postale, si è sviluppato tra la fine del Settecento e l'Ottocento. Era un incarico importante, di solito era dato in appalto a privati, e a Roma se l'è tenuto la famiglia Massimo praticamente per un secolo. Il servizio era realmente redditizio, perché per esempio i tedeschi Thurn und Taxis sono di origine italiana, il cognome originale è Tasso, hanno avuto l'appalto per i servizi postali in Germania e in Nord Europa e sono diventati ricchissimi. I Massimo pure avevano messo su un servizio postale tutto sommato efficiente, e ne traevano degli introiti notevoli, perché per essere così veloce c'era la necessità delle stazioni di posta, dei cavalli, era piuttosto veloce e ben organizzato. Intorno al 1852 Pio IX tra le varie riforme introdusse anche riorganizzò il servizio e introdusse i francobolli,
che furono emessi dallo Stato Pontificio in quegli anni. Qua ci stanno un po' di francobolli dello Stato Pontificio. Comunque, questo è per dire che i servizi, alcuni servizi perlomeno nello Stato Pontificio, erano efficienti e funzionavano, e grazie alle riforme di Pio IX tutto sommato era al passo con gli altri stati europei e italiani. Allora, adesso abbiamo completato, vediamo che ore sono. Benissimo. Allora, adesso la cosa forse più importante, vale a dire l'introduzione ai sonetti romaneschi. Sentite, se qualcuno vuole fare dei commenti o delle domande, prima che proseguiamo sulla lezione, riattivatevi l'audio e parlate pure se volete. Vabbè, allora vado avanti. Allora, adesso entriamo nella parte più importante di questa chiacchierata, cioè vale a dire l'introduzione ai sonetti romaneschi. L'introduzione ai sonetti romaneschi, Belli l'ha scritta nel momento in cui ha cominciato a scrivere in maniera sistematica, e leggendola si capisce che si trattava di un progetto che Belli ha portato avanti e è riuscito a completare. Io vi leggo qua e là qualche cosa. Salterei il discorso sul romanesco, perché tanto lo ritrovate nel PDF che vi mando. Io in ogni incontro che faremo cercherò di trattare alcune delle parti del discorso. Oggi, per cominciare, avevo messo l'articolo e il sostantivo, però diciamo, siccome è piuttosto... Aspettate, vediamo un attimo, facciamo un attimo questa digressione rapidamente. Allora, tutte le cose che leggerete le ho prese dal libro di Claudio Porena. L'articolo è il sostantivo, la volta prossima faremo gli avverbi, gli aggettivi e poi i verbi. Allora, innanzitutto il romanesco è molto simile all'italiano, nel senso che ha articoli determinativi e indeterminativi, non c'è però l'articolo partitivo. Gli articoli determinativi maschili sono come forse qualcuno di noi dice normalmente, gatto, o il plurale li sorci. I femminili sono quelli più simili all'italiano, la casa, l'anima, l'erbe, le stelle. Gli articoli indeterminativi sono abbreviati, quindi in gatto, no sposo, na casa, n'anima, lo trovate spesso, lo troverete spesso nei sonetti di Belli. Per quanto riguarda i sostantivi, valgono le regole dell'italiano, per cui avremo il cane, il ligani, la libertà, quindi abbiamo anche dei nomi collettivi, il popolo, il nasone, la caccia. Alcuni sostantivi li troverete, diciamo, sono sovrabbondanti, lenzolo, lenzola, lenzoli. E poi l'ultima cosa che avevo segnato perché è importante: la moglie e le mogli vengono regolarizzati nella desinenza con la desinenza dell'articolo, quindi molto spesso troverete la moglie e le moglie, quindi la desinenza del sostantivo è messa d'accordo con la desinenza dell'articolo. Va bene. Poi le volte prossime andremo avanti. Adesso io volevo leggervi quantomeno l'introduzione ai sonetti romaneschi. Eh,
il senso di questo lavoro enorme fatto da Belli è quello di rendere ogni sonetto autonomo rispetto agli altri. Quindi ogni sonetto è un acquerello, immaginatelo come un acquerello, come un dipinto, e tutti insieme costituiscono un documento della vita del popolo romano tra il terzo e il quarto decennio del 1800. La cosa importante è che si tratta di un'opera organica progettata e voluta. Quindi Belli a un certo punto, quando si è reso conto di avere la capacità di scrivere nella lingua che si parlava a Roma, oltre all'italiano, ha deciso di farne un lavoro organico e di scrivere qualcosa che fosse una memoria del popolo italiano. Quindi sentite quello che del popolo romano, pardon. Io ho deliberato di, queste sono le parole di Belli, ho deliberato di lasciare un, c'è un messaggio di Pasqualina che però non se, vabbè, di lasciare un monumento di quello che oggi è la plebe di Roma. In lei sta un certo tipo di originalità e la sua lingua, i suoi concetti, l'inno, il costume, gli usi, le pratiche, i lumi, la credenza, i pregiudizi, le superstizioni, tutto ciò insomma che la riguarda ritiene un'impronta che assai per avventura si distingue da qualunque altro carattere di popolo. Né Roma è tale che la plebe di lei non faccia parte di un gran tutto, di una città cioè di sempre solenne ricordanza. Oltre a ciò, mi sembra, la mia idea, non scompagnarsi da novità. Questo disegno, così colorito, che ne sia del soggetto, non trova lavoro da confronto che lo abbia preceduto. E ha pienamente ragione, perché non esiste niente di simile nel romanesco, non esiste niente di simile nei lavori di Porta, che ha scritto forse un centinaio di sonetti. È stato il primo che ha fatto un lavoro organico e alla fine avrà scritto oltre 2200 sonetti. Fatevi il conto, moltiplicando 2200 per i 12 versi per i 14 versi di ogni sonetto, quante migliaia di versi ha scritto. Esporre le frasi del romano, quali dalla bocca del romano escono tutto di, senza ornamento, senza alterazione veruna, senza pure inversioni di sintassi o troncamenti di licenza, eccetto quelli che il parlator romanesco usi egli stesso. Insomma, cavare una regola dal caso e una grammatica dall'uso. Ecco il mio scopo. Io non voglio già presentare nelle mie carte la poesia popolare, ma i popolari discorsi svolti nella mia poesia. E dove, con tal corredo di colori nativi, io giunca a dipingere la morale, la civile e la religiosa vita del nostro popolo di Roma, avrò, credo, offerto un quadro di genere non al tutto spregevole da chi non guardi le cose attraverso la lente del pregiudizio. Non casta, non pia talvolta, sebbene devota e superstiziosa, apparirà la materia e la forma, ma il popolo è questo, e questo io ricopio, non per proporre un modello, ma sì per dare un'immagine fedele di cosa già esistente e più abbandonata senza miglioramento. Allora, qui c'è la migliore risposta di Belli alla vulgata che vuole che i sonetti di Belli, come è capitato credo a tutti a scuola, fossero essenzialmente delle cosette sconce da leggere con un po' di malizia. Assolutamente no. Ci sono dei sonetti erotici che fanno comunque parte del tutto e servono tutti insieme a parlare del popolo romano e a descriverlo in maniera esaustiva. Poi diciamo, continua, io qui ritraggo le idee di una plebe ignorante, comunque in gran parte concettosa ed arguta, e le ritraggo, dirò, col soccorso di un idiotismo continuo, di una favella tutta guasta e corrotta, di una lingua infine non italiana e neppur romana, ma romanesca. Ogni quartiere di Roma, ogni individuo tra i suoi cittadini, dal ceto medio in giù, mi ha somministrato episodi per il mio dramma, dove comparirà sì il bottegaio che il servo, e il nudo pitocco farà di sé mostra tra la credula femminetta e il fiero guidatore di carra. Il nudo pitocco l'abbiamo incontrato con il poverello di Malagrazia.
Allora, l'ultima cosa e poi basta. Il mio è un volume da prendersi e lasciarsi, come si fa dei sollazzi, senza bisogno di progressivo riordinamento di idee. Ogni pagina è il principio del libro, ogni pagina è il fine. Questo è molto importante, perché altri che sono venuti dopo Belli, come ad esempio Cesare Vascarella, hanno scritto sì tanto il romanesco, anche se non tanto quanto Belli, ma hanno scritto un poema in romanesco, come La storia nostra, per esempio, di Vascarella, che va letto dall'inizio alla fine, perché ogni sonetto è legato a quello successivo. Questo in Belli non succede quasi mai. Allora, spero di essere riuscito a darvi un'idea di Belli e del suo progetto, soprattutto, perché capendo il progetto, conoscendo il progetto, poi è facile leggere i sonetti e capirli in maniera appropriata. Le altre testimonianze scritte adesso nel corso durante il corso useremo tante cose, io ne cito solo qualcuna. Una che ho usato tantissimo e che userò tantissimo sono i lavori di Gigi Zanazzo è uno che è vissuto a cavallo, poco è vissuto purtroppo, a cavallo tra diciamo, la metà dell'Ottocento e i primi anni del Novecento. È uno che è stato influenzato sicuramente da Belli, perché nel momento in cui lui aveva 18-20 anni sono stati pubblicati per la prima volta i sonetti di Belli. E quindi lui, diciamo, ha scritto tanto in romanesco, anche in italiano, ma una cosa soprattutto è, secondo me, importante e coerente col lavoro di Belli, un libro che si chiama Usi, costumi e pregiudizi del popolo di Roma, dove lui ha raccolto le tradizioni, i pregiudizi, le superstizioni, come le sentiva dal popolo. L'ha radunato insieme prima che scomparissero e ne ha fatto un libro che almeno per noi è prezioso, ma è prezioso realmente per capire Roma insieme ai lavori di Belli. Di Vascarella avevo già detto, quindi adesso vi leggo qualche pezzo, non tutti perché tanto li ritrovate nel PDF. Zanazzo ha diviso il suo libro in capi, ce n'è uno dedicato alla medicina popolare, i rimedi popolari per i malanni, non quelli ufficiali, diciamo, della medicina che allora stava muovendo i primi passi e stava crescendo. Per male alla mirsa bisogna portare la persona che è ammalata di mirsa. Scusate. Pronto, Pasqualina, dimmi. No. Ma devi, ti devi collegare. Che c'hai? Scusa, hai installato, hai una versione di Zoom? La registrazione. Allora, se probabilmente hai installato Zoom sul tuo computer e hai cliccato su quello o sul link, scusa, che ti ho mandato. Allora, se ti è comparsa, senti, adesso però stavo allora copiati quel numero finale che c'è, che è il mio indirizzo, là, quel numero, aspetta. Hai capito quale? E allora, e se ti si apre uno schermo dove c'è scritto unisciti a una conferenza, clicchi su quello e poi ci metti dentro il numero, vedrai che funziona. Ok? Va bene, d'accordo. Ciao Pasqualina, ciao. Certo, lo sto registrando per tutti. Ok, ciao. Scusatemi, è Pasqualina che c'ha dei problemi di collegamento.
Allora, stiamo leggendo di come si fa a curarsi la milza, che può sempre servire. Allora, la persona che è ammalata di milza in un sito in dove lei non ci sia mai passata, come per esempio in qualche parte della campagna romana, che allora era una specie di deserto. Arrivati che sarete lì, l'ammalato deve fa da sé una bella bucia per terra. Un passo addietro, mi sono scordato di dirvi che l'ammalato si deve portare con sé un bel pezzo di milza di vaccina, la milza di bue, di vacca. Fatta dunque che alla bucia che vi ho detto, l'ammalato ci deve mettere dentro da sé quel pezzo di milza che si è portato, poi deve ricoprire la bucia con la stessa terra e una volta coperta ci deve far sopra una buona pisciata. In pochi giorni, dopo fatto sta rimedio, state puro certo che il dolore alla milza gli passerà del tutto. E quindi, vabbè, questo è un rimedio, se qualcuno avesse un problema sa come fare. Vabbè, adesso non vi leggo quello delle streghe. Oh, questo è interessante, per suffregarli morti. Quando uno va al Camposanto, anche perché questo in qualche modo echeggia alcune tradizioni ebraiche, quando uno va al Camposanto si può suffregare per davvero l'anime dei poveri morti, oltre a dir de profundis e il requiem eterni, è così che deve fare. Deve ammucchiare intorno e sopra la croce più brecciole e più sassetti che gli è possibile. Per ogni sasso e ogni brecciola che uno gli emette, gli si libera un anno di purgatorio. Questo è interessante perché nei cimiteri ebraici ci sono questi sassi, probabilmente hanno un significato diverso, però è facile che sia stata mutuata dalle tradizioni ebraiche questa strana proposta. Ah, ecco, vi leggo soltanto l'incipit di questa cosa, perché c'è una parte del libro molto divertente dedicata ai venditori ambulanti. Allora, c'è una premessa, un solo punto nero si rinviene, qua Zanazzo cita Alessandro Moroni, si rinviene nella storia a carico dei venditori ambulanti di Roma, vale a dire che fossero costretti non di rado dal governo a esercitarsi nel mestiere delle spie. Le spie le abbiamo già incontrate l'anno scorso in qualche altro sonetto passeggiando di Roma, però è interessante vedere che la polizia era molto attenta e cercava tutti i sistemi per, come si dice, per raccogliere informazioni sensibili. Tutti i rivenditori di biscotti o ciambellari, dice uno scrittore francese del XVIII secolo, e la notte tutti gli acquavitari che girano per le strade sono pagati per fare le spie. Quindi questo è interessante. Poi qui c'è una serie di mestieri carciofolari che erano quelli che abbiamo incontrati, non mi ricordo, forse d'estate. I carciofolari erano cantori e suonatori d'arpa, specie di bardi girovaghi nativi per lo più degli Abruzzi, così chiamati dalla stessa parola carciofolà, che un tempo terminava quasi intercalare le loro strofe d'amore. Ma erano anche persone che sapevano come maneggiare i serpenti. Allora, poi c'erano gli svegliatori notturni. Gli svegliatori erano coloro che esercitavano l'ufficio di correre a svegliare i viaggiatori nei tempi in cui si viaggiava in diligenza e così via. Insomma, adesso non c'è bisogno che leggiamo proprio tutto. Allora, credo che possiamo tornare indietro da qui. Allora, adesso due parole sulle mappe. Vediamo che ore sono. Vabbè, allora ancora una ventina di minuti possiamo andare avanti. Scusa, che voleva mia madretta? Allora, le mappe le useremo tantissimo nel corso delle nostre chiacchierate. Le useremo sia quando
quando faremo le auspicabili passeggiate, le useremo nel corso di queste lezioni. Roma aveva bisogno di mappe come tutte le città, ma soprattutto aveva bisogno di mappe perché era una città di pellegrini, una città in cui affluivano viaggiatori da tutta Europa e da tutto il mondo conosciuto, per cui le mappe servivano sia per arrivare in città sia per muoversi all'interno della città. Quindi sono sempre esistite, ma poi progressivamente a partire dal 1500 diventano sempre più accurate e fedeli riproduzioni della città reale, perché all'inizio magari le mappe segnavano i percorsi principali e i monumenti principali. C'è stata un'evoluzione che è diventata velocissima a partire dal 1500. Io vi ho messo per prima questa mappa, che è la tabula peutingeriana, che è nota anche come Codex Pindobonensis, cioè sta a Vienna l'originale. È una copia medievale di una mappa romana, quasi sicuramente. Come vedete è una rappresentazione, qua purtroppo non mi c'entrava tutto, ho dovuto tagliarla, ma quello che vedete qua sotto è il mare, questa linea più in basso, è il mare che separa l'Italia dall'Africa. E questo quello che vedete rappresentato qua in modo tutto sommato abbastanza efficace è Portus, semplicemente il porto di Claudio, quello che vedete qui. E vedete Roma e vedete tutte le città, i centri abitati del percorso, e soprattutto vedete le strade, perché questa non è una mappa nel senso che intendiamo, a cui noi siamo abituati, nel senso una mappa rigorosa dal punto di vista topografico e geografico, no, era una mappa che serviva per spostarsi e le strade principali erano segnate, per cui se uno percorreva la via Aurelia sapeva che a un certo punto doveva incontrare, non riesco a leggere, comunque non è importantissimo, sapeva quali città avrebbe incontrato seguendo quella certa strada e aveva in qualche modo un'indicazione per raggiungere il suo obiettivo, che magari era Roma. Scusate. Allora, questa è un'altra mappa, nel senso che vi dicevo prima, qua non ci sono segnate strade, c'è segnata la città, i monumenti principali della città, c'è qualche ponte, e si riconosce il Colosseo, si riconosce la piramide, si riconosce Monte d'Estaccio, si riconosce San Pietro e Castel Sant'Angelo, però è tutto molto schematico e molto, si riconosce la colonna Traiana e via discorrendo, però non sono segnati nemmeno i percorsi qua. Poi man mano che si va avanti arrivano le mappe più raffinate, in particolare noi utilizzeremo, come abbiamo fatto negli scorsi anni, la mappa d'Antonio Tempesta, che è del 1596 principalmente, ovviamente poi se quando capiterà e quando sarà necessario utilizzeremo anche altre mappe. La mappa di Giovan Battista Nolli, che è del 1748. Dalla mappa di Giovan Battista Nolli è nato il catasto Pio Gregoriano e utilizzeremo quello, che è molto più preciso per quanto riguarda la città. Per il suburbio useremo la mappa di Eufrosino della Volpaia, che è del 1547, che ho già citato, il catasto alessandrino e poi via via quello del cessato catasto rustico, questo per vedere cosa c'era fuori delle mura. Allora, questa è la mappa di Antonio Tempesta, come vedete non è ancora una mappa rigorosa dal punto di vista topografico, è una mappa a volo d'uccello, però un'idea della città e delle sue strade la dà e come. Qua si riconosce San Pietro,
il porto di Riva Grande, il porto di Riva Grande sta qua, Monte Testaccio, insomma, stiamo andando verso mappe. Questa è la mappa di Nolli, che è una mappa non più a volo d'uccello, ma una classica mappa topografica molto accurata, che è il riferimento per capire com'era la città dal 1750 fino al 1870, e da questa mappa è nato poi il cadastro Pio Gregoriano, che ha utilizzato le mappe, le carte di Nolli, e ci ha aggiunto i singoli isolati, perché la mappa di Nolli, nella mappa di Nolli i singoli isolati sono delle macchie nere, qua invece c'è il dettaglio degli isolati con i riferimenti ai proprietari e tutto ciò che serve per descrivere con accuratezza la città. Questo qua è un esempio del catasto gregoriano per quanto riguarda un pezzetto del rione Ponte. Come vedete, qui c'è Ponte Sant'Angelo, Piazza di Ponte, il Tridente di Ponte, insomma è abbastanza accurata. La stessa mappa dello stesso della stessa parte della città presa da Nolli, come vedete è uguale come per quanto riguarda le strade, ma per quanto riguarda i singoli isolati ci sono semplicemente delle macchie nere. Quindi tutte e due insieme però riescono a dare un quadro molto completo dell'aspetto della città in quegli anni. Poi vabbè, ci ho messo qualcosa del cadastro alessandrino. Ah no, questa è la mappa di Eufrosino della Volpaia, che si è occupato della campagna romana in maniera molto, devo dire, precisa, e utilizzeremo anche questa. Qua vi ho messo un ingrandimento per farvi vedere la parte che più ci avvicina, che più ci interessa. Questa è Ostia, e questi sono i due stagni di Ponente e di Levante, quello di Ostia e quello di Porto, e poi ci sono tanti dettagli che magari ci vedremo più avanti. Poi vabbè, il catasto alessandrino è una cosa ancora più in dettaglio, nel senso, qua ho messo come esempio il Castel Porziano, che vedete il castel Porziano, che qui porta il nome di Porcigliano, con tutta la mappa, con tutta la macchia disegnata. Insomma, da queste mappe si riesce veramente a ricostruire l'aspetto della città e del suo suburbio, e noi le useremo man mano che ci serviranno. Vabbè, l'ultima riguarda il cessato cadastro urbano, vabbè, l'Isola Sacra, però è poco interessante questo. Cessato cadastro rustico per me. Allora, per quanto riguarda l'archeologia, perché la forma della città e l'aspetto di molte delle strutture odierne sono condizionate dall'archeologia, per cui di tanto in tanto dovremo far ricorso a delle mappe archeologiche. Principalmente ne useremo due: quella di Bufalini, che è incredibilmente accurata pur essendo fatta nel 1551, e quella poi di Lanciani, oltre alle mappe di Coarelli e di Garandini, che pure vedete, quella di Lanciani, che è fatta all'inizio del Novecento, pure è piuttosto accurata, c'è qua e là qualche imprecisione, ma insomma dà un'idea abbastanza precisa della città che sta sotto alla città medievale, rinascimentale, barocca e poi moderna. Poi ovviamente faremo ricorso alle immagini, alle incisioni. Qua è una bella incisione di Piranesi che ci mostra Porta San Paolo, dove spero andremo presto. Un'altra incisione che ci mostra le rovine del Ponte Trionfale all'altezza di San Giovanni dei Fiorentini, che è questo qui, il ponte Nomentano, questo per... e vabbè, insomma, la fontana del Mosè. Come vedete, pure dalle incisioni vengono delle informazioni preziose, anche delle informazioni preziose per quanto riguarda la vita quotidiana. Questo è Bartolomeo Vinelli, è un'incisione che mostra
il carretto da vino che forse avrete visto al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, ce n'è un esemplare reale, è una rappresentazione molto accurata e queste pure servono a capire, a darci un quadro della vita in città e fuori della città. Vabbè, questa è una stampa del figlio di Pinelli, di Achille Pinelli, che si è dedicato molto alle chiese. Poi un'altra fonte importantissima che utilizzeremo sono gli acquerelli di Etter e Rosler Franz. Qua di nuovo ho messo Porta San Paolo, sempre sperando di andarci presto. Ho messo l'Acqua Paola a Ponte Sisto, qua una particolarità, anche dall'acquerello si può capire che qualcosa è cambiato, perché la fontana, quella che vedete qui, adesso sta a Piazza Trilussa, completamente rimossa dal suo contesto. Questo edificio non esiste più, questo è Ponte Sisto, al posto di questo edificio e della fontana c'è il Lungotevere. Allora, infine, l'ultima cosa è la fotografia. La fotografia, la Roma di Belli l'ha sfiorata, però alcune testimonianze sono interessanti, perché le grandi trasformazioni di Roma sono avvenute dopo il 1880, per cui questo per esempio è il porto di Ripa Grande nel 1862, quindi Belli era ancora vivo, tra l'altro. È una bella immagine che ci dà un'idea di com'era il porto di Ripa Grande e l'affaccio verso il Tevere del San Michele prima che venissero costruiti i Lungotevere. Quest'altra è un'immagine fotografica, questa è del 1880, del porto di Ripetta, un altro dei porti romani. Qua, se vedete, sono comparsi, convivono le imbarcazioni a remi, a vela, insieme a dei battelli a vapore. Allora, insomma, queste sono più o meno le cose che utilizzeremo. Adesso, se abbiamo ancora un po' di tempo, diciamo due parole sullo Stato Pontificio. Allora, lo Stato Pontificio, lo Stato Pontificio andava dal Lazio, comprendeva l'Umbria, le Marche, una parte, anche l'attuale provincia di Rieti, poi arrivava fino in Romagna e si fermava a Bologna. Bologna era compresa nello Stato Pontificio. Non era grandissimo, ma nemmeno trascurabile come dimensioni rispetto alla media degli stati italiani. Era suddiviso in legazioni e le legazioni che corrispondevano all'incirca alle nostre province. Ci sono stati vari tentativi di ridurre il numero delle legazioni, probabilmente per ridurre le spese. Gregorio XVI le ha aumentate di nuovo. Infine Pio IX, quello, il Papa delle riforme in effetti, le ha ridotte soltanto a 5: Romagna, Marche, Umbria, Marittima e Campania, quindi il Lazio meridionale e il circondario di Roma. Allora, per quanto riguarda la città di Roma, la massima autorità civile era il senatore, ma era una carica del tutto formale, era una figura di rappresentanza. Pio IX introdusse delle riforme in senso democratico, perché il senatore fu affiancato da 8 conservatori con funzioni esecutive e da un consiglio deliberante, quindi erano delle riforme che avrebbero potuto funzionare, secondo me. Com'era divisa la città? La città era divisa, adesso parliamo di Roma, non più dello Stato Pontificio, era divisa in 14 rioni, che erano governati da un presidente che aveva sia funzioni amministrative che di polizia. Allora, i 14 rioni di Roma sono quelli che ci siamo esplorati negli anni scorsi.
tranne il rione Pigna, che speriamo di riuscire a girare quest'anno. E vabbè, basta, qua possiamo. Allora, adesso due parole sulla campagna romana. La campagna romana, sapete che era un posto difficile. Questa è la carta di Cingolani. Come vedete, la città era concentrata nelle mura aureliane, dopodiché la campagna era, come ha detto Belli in qualche sonetto, una specie di deserto. La campagna era attraversata dalle strade d'accesso a Roma, che sono quelle che ci interesseranno. Vedete, sono tante, ne ho segnate qualcuna, ma più o meno tutte riuscivano svolgevano la funzione fondamentale di portare i viaggiatori, i viandanti e anche i traffici commerciali in città. Le strade più importanti, soprattutto per i viandanti e i pellegrini, erano la Cassia e la Flaminia, oltre alla Salaria e la Nomentana, ma sicuramente era più importante, erano più importanti le prime due, e poi nel settore meridionale le vie portuense e ostiense, che servivano per collegare Roma al mare. Allora, qua ho messo un ingrandimento proprio per vedere qual era la situazione di Ostia. Qua Fiumicino ancora non era stato riattivato, per cui i traffici marittimi risalivano il Tevere per Alaggio e andavano fino a Roma. Questo è il borgo di Ostia, e quello che vedete qui, poi ne riparleremo quando faremo un incontro dedicato a questo, è il fiume morto, che tuttora a Ostia Antica è individuabile. E questi sono i due stagni, lo stagno di Levante, la località Stagni di Ostia Antica, le saline, che erano più o meno in questa zona, località Saline di Ostia Antica, e questo era lo stagno di Ponente, di Porto, dove erano altre saline. Quindi vi ho già anticipato che un'attività importante del nostro territorio era la produzione del sale. Adesso, tornando a Roma, questo in giallo grosso modo è il recinto aureliano, e questo in rosso è l'abitato. Come vedete, anche Roma era una città che assomigliava molto a un deserto. C'erano sicuramente orti, prati, vigne, ville padronali, ville dei nobili, però l'abitato, la città propriamente detta, era ridotta all'ansa barocca e poco più. Bene, stiamo andando rapidamente verso la fine. Allora, adesso sono le 7. Ditemi pure francamente se ce la fate a continuare 10 minuti, ci vediamo al ghetto ebraico, altrimenti sospendiamo qui e proseguiamo la prossima volta. E vi dovete attivare l'audio se volete dire qualcosa, però. Io non, purtroppo non posso. Noi va bene. Continuiamo, 10 minuti. Va bene. Allora continuiamo, arriviamo almeno alle 2 ore, visto che abbiamo perso un po' di tempo all'inizio. Allora, vi avevo preannunciato che un aspetto importante della nostra chiacchierata avrebbe riguardato il ghetto, che per le sue specificità e per il fatto che, essendo un insieme chiuso, ha in qualche modo preservato il romanesco e tante altre tradizioni che in altre parti della città si sono perse. Quindi diciamo due parole sul ghetto ebraico.
Allora, innanzitutto la presenza ebraica di antica data a Roma. Sapete che a Ostia c'è una sinagoga, a Roma ce n'erano delle altre. Non sono state individuate sinagoghe in città, l'unica che è nota è quella di Ostia, però sono state individuate delle lapidi funerarie e soprattutto ci sono delle catacombe ebraiche, che sono ben 6 a Roma, quindi era una presenza sicuramente forte e numerosa. Allora, cosa è successo dopo la caduta dell'impero? La presenza ebraica ha continuato ad esistere e intorno all'undicesimo secolo è attestata con certezza a Trastevere. C'era più di una sinagoga, una è stata individuata con certezza, è quella di Vicolo dell'Atleta, che forse vi ricordate che abbiamo visto. E questa, è questo piccolo edificio che sta all'inizio di Vicolo dell'Atleta in uno slarghetto, e sulla colonna del balconcino ci sono dei caratteri ebraici. Quindi, diciamo, principalmente la popolazione ebraica viveva a Trastevere insieme a molte altre nazionalità. In effetti, Trastevere, quel lato di Trastevere, soprattutto quello intorno a San Giovanni Battista dei Genovesi, intorno intorno a al San Michele, dietro al porto, era un'area della città di diciamo una specie di melting pot romano, Poi c'è stato qualcosa, c'è stato il Concilio di Trento e nel 1555 Paolo IV Caraffa decise che bisognava mettere fine alla ebraica, che nel frattempo era anche cresciuta, erano perfettamente integrati con la città. Ha pubblicato una bolla, la famosa Cum Nimis Absurdum, che costrinse la popolazione di religione ebraica a vivere all'interno del ghetto, che fu istituito nel rione Sant'Angelo, occupandone circa la metà del territorio complessivo. È stato allora, questo è il rione Sant'Angelo, circa la metà del territorio era occupata dal ghetto ebraico, quindi si trattava di uno spazio relativamente piuttosto modesto in cui la popolazione ebraica era costretta a vivere. Allora, leggiamo un attimo perché è interessante. La bolla era suddivisa in 13 paragrafi e stabiliva una serie di obblighi per gli ebrei. Prima di tutto abitare in luogo separato dalle case dei cristiani, con un solo ingresso e una sola uscita. L'idea del ghetto. Il ghetto era circondato da un muro e aveva dei cancelli che venivano chiusi la sera. Non avere più di una sinagoga per ogni città. Quindi, con l'obbligo di demolire tutte le sinagoghe esistenti. Portare fuori dal recinto il segno distintivo, cioè gli ebrei dovevano essere identificabili quando uscivano dal ghetto. Vi ricorda qualcosa questo? Ridurre gli interessi per i prestatori di denaro e forti limitazioni nella realizzazione di pegni, la proibizione di avere proprietà immobiliari, di assumere servitù cristiana, di svolgere attività al di fuori di quella di commercianti e robivecchi, e questo spiega perché gli imprenditori ebraici facciano questo mestiere a Roma spesso, di lavorare nelle feste cristiane, di curare i cristiani, questo riguardava i medici ebrei che erano piuttosto rinomati e piuttosto bravi. La cosa è continuata con i successivi di Paolo IV, Pio V, e dall'altro alla fine di questa operazione la popolazione ebraica dello Stato Pontificio è stata concentrata nei ghetti di Roma e di Ancona. Questa è la situazione, questa è l'inizio della bolla di Paolo
di Paolo IV, un nimis absurdum, eccetera, eccetera. Cosa è successo? Ah, vediamo un po' di topografia. Allora, questa è la cartina presa dal catasto gregoriano del rione Sant'Angelo. E questo è il ghetto all'epoca di Sisto V. E poi Leone XII ha permesso un ampliamento nella zona di Via della Reginella. In realtà, quindi, originariamente il ghetto era al di sotto dell'attuale via del Portico d'Ottavia, che era via della Pescheria allora, e arrivava fino al Tevere. I portoni del ghetto sono quelli segnati qui. Ognuno di questi corrisponde a un cancello che veniva chiuso la notte. Cosa è successo? Dopo, diciamo, il 1870, è iniziata una completa stravolgimento del ghetto. In particolare, tutta la parte che stava vicino al Tevere è stata demolita per far posto ai Lungotevere. Tutti gli edifici nell'area del ghetto storico, cioè praticamente fino all'attuale via del Portico d'Ottavia, sono stati demoliti e sostituiti dall'isolato della Grande Sinagoga e da altri tre isolati. In uno di questi c'è un plesso scolastico, e la popolazione ebraica si è spostata dopo via del Portico d'Ottavia, naturalmente, perché continua a starci in piazza Sant'Ambrogio, piazza Tartarughe, in quella zona che non era il ghetto in origine, ma lo è diventato il ghetto, insomma, non era il luogo di residenza della popolazione ebraica e lo è diventato dopo la demolizione del ghetto storico. Allora, qua c'è come al solito, qualche immagine. Questo è il Portico d'Ottavia quando funzionava da pescheria principale di Roma, e qui siamo ai margini dell'antico ghetto. Era fuori in realtà dal ghetto. E questo invece è un'immagine del ghetto presa sempre da Rosler Franz, in cui si vede via del Portico d'Ottavia che è qui alla fine. Qua il cancello non c'è più perché siamo nel 1880, i cancelli erano stati tutti abbattuti, e questo è l'aspetto del ghetto negli anni prima della demolizione. Come vedete, era un paesello fitto di costruzioni, probabilmente anche malsano, ma era veramente qualcosa di particolare. Queste sono le case del ghetto che affacciavano sul Tevere. Vedete qua a destra l'isola di Berina. Questa è una fotografia, naturalmente. E poi c'è una... No, scusate, c'è qualcosa che non va, abbiate pazienza. Vabbè, niente, mi è saltata una fotografia, scusate. Allora, della specificità del ghetto vi ho già parlato. Io adesso vi vorrei leggere una prefazione scritta da Muzio Alemanni al libro I sonetti giudaico-romaneschi di Crescenzo del Monte. Chi è Crescenzo del Monte? Crescenzo del Monte è un romano di religione ebraica che, influenzato da Belli, ha scritto una serie di sonetti sia romaneschi sia scritti in giudaico romanesco. Quindi avremo l'occasione di sentire alcuni sonetti scritti in una lingua che è qualcosa di intermedio tra il romanesco e il giudaico, con in più delle assonanze, forse qualcuno ci farà caso, che non sono tipicamente romanesche, ma sembrano più che altro di provenienza meridionale. E non è un caso, perché il 1500 è la grande cesura
del romanesco, che è passato dall'essere una lingua con degli influssi chiaramente meridionali a una lingua con influssi toscani. La presenza della creazione del ghetto in quegli anni ha in qualche modo congelato la situazione del romanesco più arcaico, che è arrivato fino a noi grazie al lavoro che ha fatto Crescenzo del Monte, il quale viveva in una casa in cui si parlava anche il giudaico romanesco, e lui puntualmente ha registrato quello che sentiva e l'ha trasformata in una serie di sonetti, non tanti quanti ne ha scritti belli, ma insomma sufficienti per darci un'idea della cosa. Allora, vedrete, la cosa interessante è che vedrete pure che in alcuni sonetti si è chiaramente ispirato a Belli. Adesso ne faccio ascoltare qualcuno. Un romano de Roma. Io so, io dio romano, e so romano da tempo degli tempi dell'antichi, quando che se magnavano li fichi e ancora un se parlava monticiano. Io parlo come allora, e quel che è strano, la gente me ce burla e par che dichi, me li saluti sti romani antichi, col naso a becco e in fera vecchio in mano. Hai visto Giulio Cesare e Pompeo? Hai io passato guai con Vespasiano? E fu da allora che hai strillato Aeo. Ma costa Eo hai io potuto vede tanti casi scasati a mano, e intantio, grazie a Dio, stai sempre in piede. Allora, questa è, l'ho messo perché è il primo della serie dei sonetti giudaico-romaneschi, è un sonetto in cui Crescenzo del Monte rivendica il suo essere giudio e il suo essere romano contemporaneamente. A me piace molto, tra l'altro è un bel sonetto, e rivendica proprio il fatto di esserci, so romano dal tempo degli tempi dell'antichi, e ancora non si parlava monticiano, si parlava un'altra lingua. Io parlo come allora, e quello che è strano, la gente mi prende in giro e sembra che dica mi saluti sti romani antichi col naso a becco e un ferro vecchio in mano. Il naso a becco è il modo in cui vengono di solito ritratti i romani di estrazione giudaica. Ho visto Giulio Cesare e Pompeo, ho passato guai con Vespasiano e fu da allora che ho strillato Eo. Ma con questa E ho potuto vedere tante case scomparire a mano e io, grazie a Dio, sto sempre in piedi. A me piace molto questo sonetto. Allora, adesso ce n'è una questione. È per la negra negra di Becqua, canchera mare acerba. Senti. Scusate. Tipo. Chi è stata di Cheida di Ammasgò che hai messo male in testa la gallà? Che Dio te lo possa far provare, a ti, a essi, a quanti ce ne so, tutto lo male che insinenta a mo, per sta ciarla hai avuto da passare. A me si dice che hai sparlato, a me, quando che manco te lo sogni tu, cosa hai fatto io per ricoprì? A chi? Vo sape chi l'ha messa su? Lo sa c'io chiesto chi? Chi dice chi? E perdo fiato, me fa di de più. Ah, che pozzi resta gelata là? Faccia de manzerta cartra non si, ma prima essa fa lo male fa e poi butta la beca addosso a me. Sì, tu sei stata a dir la donna, sì, che così Dio mi dia la sanità. C'è chi t'ha visto, sa che lo può di, c'è chi t'ha inteso, c'è che può parlà. A chi la struppi, a chi la cionchi, Tette li mani a ti freve da o, che io te pisto come l'uva, vè. Freve te venga da buttate io, che gran dolore n'aio da vedere dei fiedi e de chi bene te vo. Oh, lasciameli sta, fie, mi sa, chiuda per quello Dio strozzo. Chi, tu, me l'estra, eccomi qua, vemmi a strozza. Lasciami ricca, non me regge più, levete che la voglio sfragellà. E rompete lo collo, avante, su, te intanto boia, te, pia qua. Te faccia amara, te assassina, puh! Aio, son morta, oddio! Te porca, te strillamo, urlamo! Lassela lì! Fermete, basta, aiuto, Elia Mosè! S'acciuffano, venite a spartire! Se scannano, venite a tenere! Genti, cureti! Elia! Mosè! Davì! Allora, una cosa, questi sono tre sonetti in cui ci sono due donne che litigano.
Le note qui non ce l'ho potuta emettere, però ve le metto nel PDF perché non mi entravano, semplicemente era un problema presentarle. Allora è chiaro, c'è una che ha sparlato dell'altra, fanno una lite feroce, si menano, vengono alle mani e finalmente arriva qualcuno, chiamano aiuto perché vengano divise. È chiaro più o meno lo schema del sonetto. Il prossimo adesso sarà invece molto più giudaico-romanesco di questo, però qua e là, sia in questo sonetto che nel precedente, si colgono secondo me delle assonanze meridionali. Per esempio questo cai sparlato non è romanesco, cosa aglio fatto? Aglio fatto non è sicuramente un termine romanesco, e così via. Adesso è chiaro che allora la lite tra due donne, guardate un po' cosa ha scritto Belli prima di Crescenzo dal Monte. Questo si chiama Le donne litichine. Ndovella sta carogna che all'arruganza de menammi figlia, esce fora animaccia de cuniglia e vederai si ciò arrodate l'ogna. Lor lassate me sta sola Sicilia, non me tenè Maria. Oggi bisogna che a quella brutta sfrizzola d'assogna me gli di durinacci alla mantia. Va puzzona da quattro baiocchi, brava serre de dentro monnezzara de cimice de piattole e pidocchi, ma ritorna ce sa facciaccia amara che quanto è vero il Dio de caccio l'occhi e li fo ruzzolà per la lungara. Che è successo qua? A chi le mani addosso, ruffianaccia del sangue tuo, con me se spacconate, non mi insurtà per Sant'Antonio Abate che te scascio l'effigia della faccia. Sti titoli alle femmine onorate, scansa de me a non m'affermar le braccia, fammi gli scortica quella bisaccia larga come la sporta del sufrate. Che te pensi, te fa con quel cornuto de tuo marito? Ah, strega fattucchiera, via su dunque, oddio, ferma ed aiuto. No, te voglio fa sto culo grinzo come in crivelle, sta panzaccia nera più sbuciata per Dio del cacio sbrinzo. Il cacio sbrinzo sarebbe il cacio svizzero, tanto così per... Allora, come vedete, la struttura del sonetto è identico, ce ne sarebbe un terzo, che magari non ve leggo, se no non finiamo più, tanto lo potete leggere direttamente, in cui c'è l'intervento del marito di una delle due che mette fine alla lite. Come vedete la struttura è assolutamente identica, ovviamente le parole e il contesto sono un po' diversi, però essenzialmente ci sono due donne che litigano, che si insultano in tutti i modi, vengono alle mani e poi arriva qualcuno a separarle. Questo per... Adesso invece ce n'è uno che si chiama I Pidocchi Arifatti, che invece è molto... I Pidocchi Arifatti. E venissero tanti beracodde e a essi tanti boni colaimme per quanti soli sacchi de mangodde che hanno robato quell'inganna vimme. E mo che se sono fatti in ascirimme, mo che tutti li vanno a fa capodde, mo c'hanno un'albagia sti rescianimme, c'hanno una puzza mo... Bangavonodde, se potrei ricordare quello manserre dello padre che mo fa lunga onne, quando stava da zia mi peccaverre, rialzasse la testa zia Abramme e potesse vederlo zia Griscione come sarei portato lungo l'amme. Come vedete qui è proprio una lingua diversa, queste parole per noi sono incomprensibili. Beracodde sono le benedizioni, colaimme sono infermità, mangodde sono i soldi. Ngolamme è il mondo addirittura, quindi è veramente un documento eccezionale dal punto di vista linguistico questa raccolta di sonetti. Bene, allora credo che con qua ci ho messo un omaggio, visto che tra l'altro è caduto pochi giorni fa l'anniversario. La storia della comunità ebraica di Roma si è interrotta il 16 ottobre del 43, quando l'intera comunità fu rastrellata e deportata. Molti riuscirono a salvarsi grazie all'aiuto dei loro concittadini, non di religione ebraica, ma romani ed italiani come loro. Credo che sia la cosa migliore che si può dire.
Adesso c'è una serie di testimonianze di Gigi Zanazzo su come i romani vedevano la popolazione ebraica. C'erano ovviamente dei preconcetti, perché la popolazione ebraica aveva fama di saper fare stregonerie, e c'aveva anche parecchie altre cose, tipo il rapimento dei bambini. Cioè, nell'immaginario collettivo c'erano luci e ombre. Questo è interessante, per conoscere un ladro che va rubato. Quando vanno a rubare qualche oggetto e volete conoscere chi è stato il ladro o la ladra, ecco come avete da fare: andate in ghetto, cercate di conoscere qualche strega giudia, perché soltanto le streghe giudie sono buone a farvi la cosiddetta caraffa. Consiste in una bottiglia che la strega giudia, facendo un sacco di scongiuri, ve la prepara, ve la mette sulla tavola, e quando voi a quanto drento a sta caraffa ci vedete comparire il lombetto e la ladra che va rubato. Quindi poi non so che altro c'è qua. No, questo, ah sì, no, questo è interessante. I giudei allora stavano talmente attaccati alla religione loro, questo è interessante perché mostra anche la collaborazione tra romani e giudei, che non mangiavano mai carne di porco, e la festa, ossia lo Shabbat, il sabato, non andavano in carrettella, non maneggiavano i quadrini, insomma non facevano niente, tant'è vero che non accendevano neanche il fuoco per mangiare. In modo che tutti i vagabondi cristiani, quando era entrato lo Shabbat, che entrava il venerdì sera, giravano per ghetto strillando chi appiccia. I giudii li chiamavano, e con grosso 5 baiocchi il cristiano gli accendeva il fuoco, gli andava a fare la spesa e certe volte gli cucinava puro. Anzi, le famiglie giudie benestanti, per non vedesse per casa sempre facce nuove, che facce ci avevano la serva che era sempre una cristiana, vabbè. Quindi questi sono tutti, vabbè, questo è un sonetto di Belli che ho letto più volte, ve lo potete leggere. Poi sapete dei giudii che erano obbligati a ascoltare delle prediche cristiane 5 o 6 volte all'anno addirittura. Qua c'è un'altra cosa che suggerisce come far convertire i giudii, che bisognerebbe buttargli addosso, senza che se ne accorgano, qualche goccia d'acqua del Giordano. Quindi, come vedete, c'erano rapporti che avevano luci ed ombre, però i nostri due poeti invece ci danno un'immagine un po' più... Il primo si chiama Le scuse de ghetto. In questo io penso come pensi tu, questo è Belli naturalmente. Io gli odio i giudii peggio di te, perché non so cattolichi e perché messero in croce il Redentore Gesù. Chi arrivescasse poi dal tetto in giù, drento alla legge vecchia di Mosè, dice l'ebreo che qualche cosa c'è per scusarle su 12 tribù. De fatti, dice lui, Cristo partì da casa sua e se ne venne qua con l'idea di quel santo venerdì. Dunque, seguita di Baraccubà, subito che lui venne per morì, qualcuno l'aveva da ammazzare. Allora, questo sonetto, diciamo, può piacere o meno, però indica, spezza una lancia in favore della comunità ebraica, secondo me, io lo leggo in questo modo. E c'è questo che è ancora più esplicito, perché è di Crescenzo dal Monte. Mi diceva Angarella, amico mio, tanta buona persona, poveraccio, che pratica bottega d'ammadio, caro Zacchia, sarò un cazzaccio, ma qui mi pare a me che il vostro Dio, che Dio sarebbe, se non c'hai manco uno straccio di ritratto, de santo che so io, da mettere a cavalletto in un quadraccio. Quindi è un cristiano che dice a un ebreo, di cui evidentemente è amico, dice, ma insomma io la vostra religione non la capisco, il vostro Dio non lo capisco, perché non si può mettere un ritratto a cavalletto in un quadretto, in un quadraccio. Anzi, gli fece io,
Mi pare, anzi, questa è una risposta molto diplomatica, che non so, mi paria troppa soggezione a vedessero sempre là denanzi. E poi credete pure, Sor Corneglio, che mo non dico, mo non è questione, ma tanti cosi, se non li vede, è meglio. Quindi è la risposta dell'ebreo al cristiano, che dice, vabbè, mi metterebbe soggezione avercela a cavalletto, e poi tante cose, se non le vede, è anche meglio. Va bene, quindi con questo abbiamo finito il ghetto. Ci sono rimaste Roma 1870, lo facciamo giovedì prossimo. Le attività economiche, diciamo, dello Stato Pontificio erano legate molto all'accoglienza, e poi c'erano le miniere d'allume, le saline di Ostia e Porto, le cartiere, insomma non era trascurabile dal punto di vista economico, anche se non era un gigante. Questo è un ingrandimento della cartina delle saline che poi vedremo con maggiore dettaglio, e ne parleremo a lungo perché è un argomento estremamente interessante e stimolante e nel nostro territorio. Poi vabbè, questa è una cartina, un'animazione che quelli che hanno frequentato il corso l'anno scorso l'hanno visto. Ho segnato le strade d'accesso in città, le porte d'accesso e gli ospedali, perché Roma, potrebbe sembrare strano, ma era una città molto bene attrezzata per l'accoglienza. Ognuna delle caselle rosa è un ospedale, e guardate bene come erano messi sulle vie principali d'accesso. Ce n'erano veramente tanti, alcuni come quello Fate Bene Fratelli sopravvivono anche oggi, altri sono scomparsi o si sono trasformati, ingranditi, e comunque insomma c'era una presenza considerevole. Spesso non erano grandi ospedali, però servivano alla bisogna, nei limiti e nelle possibilità della medicina del tempo. C'erano alcuni grossi ospedali, tipo San Giovanni, che esiste tuttora, il Santo Spirito, il San Gallicano, il San Giacomo, insomma c'era una bella struttura ospedaliera. E ho scoperto, poi ne parliamo quando arriviamo a Ostia, che c'era un ospedale anche a Ostia, un ospedaletto che era collocato in posizione strategica vicino al Tevere. Bene. Allora, credo che i trasporti marittimi e fluviali abbiamo già parlato. Ah, questo è un particolare di una stampa che mostra come venivano trainate, qui siamo vicino a Ostia, come venivano trainate le imbarcazioni sul Tevere. Fino all'apertura del canale di Fiumicino le imbarcazioni entravano da Fiumara Grande e venivano prese a rimorchio e portate a Ostia Antica, dove c'era la dogana al castello, e poi proseguivano verso Roma sempre con lo stesso sistema. Poi queste sono tutte cose che rivedremo magari strada facendo. I porti di Roma, scusate, vado sempre. I porti di Roma erano il porto di Ripetta, il porto della Legna, il porto Leonino e il porto di Riva Grande, almeno questi erano i principali. Poi c'erano magari dei piccoli scali che servivano singole parti della città, ma insomma questi erano i principali. Quindi il Tevere era sfruttato abbondantemente come via d'acqua. Il porto di Ripetta raccoglieva i traffici che venivano dalla Valle Umbra, il porto di Riva Grande accoglieva i traffici che venivano dal mare. Vabbè, poi un'ultima cosa, Pio IX, poi la prossima volta ci dedichiamo a questo aspetto, tra le altre cose ha aperto la prima ferrovia a Roma nel 1856, è una ferrovia che collegava Porta Maggiore con Frascati. Qualcuno polemicamente ha detto che non partiva da Roma e che non arrivava a Frascati, perché in effetti non riusciva a arrampicarsi fino a Frascati, ma comunque è stato un inizio che poi si è sviluppato negli anni di governo di Pio IX. Bene, io sospenderei qui, perché quelle ultime cose
quando la storia si guarda allo specchio, la Repubblica Romana è il 1870 e quello delle trasformazioni urbanistiche non è fondamentale, perché insomma sapete tutti che le grandi trasformazioni di Roma sono cominciate dopo il 1880 e hanno riguardato prima di tutto i Lungotevere, che hanno portato alla demolizione di un bel pezzo di città, hanno riguardato l'apertura di Corso Vittorio in quegli anni sempre, che ha portato ad alcune demolizioni un po' più attente di quelle fatte successivamente, ma comunque è stato un intervento pesante, e infine le grandi demolizioni, scusate, dimenticavo il Vittoriano, che è stato fatto pure a partire dal 1880, che ha portato alla demolizione di un intero quartiere, e poi le grandi demolizioni d'epoca fascista, che hanno riguardato Via della Conciliazione, l'Augusteo, Corso Rinascimento, la zona dell'Anagrafe, insomma sono state piuttosto pesanti e hanno cambiato per sempre l'aspetto di Roma. Io chiuderei qua, perché sennò poi mi uccidete giustamente, e non vorrei morire giovane, visto che già c'è il coronavirus, giovane, che ci pensa, sì, giovanissimo. Allora, però scusatemi, vi chiedo un ultimo sforzetto per un sonetto che spero ci faccia sorridere, perché sono dei problemi, parla di problemi che attraversano il tempo. Intorno al 1836-35 c'è stato nello Stato Pontificio un'epidemia di colera, un'epidemia di colera che non si sapeva come contenere, e il governo ha mandato ad Ancona, perché è scoppiata ad Ancona, alcuni luminari per cercare di capirci qualche cosa e di contenerla in qualche modo. La serie di sonetti si chiama Cholera Moribus, e questo comincia così: antro che Ancona, quel fottuto male, malgrado gli rigori del cordone, lockdown, dava del griffo a 100.000 Ancone, serza il congegno del dottor Viale. Allora, questo dottor Viale è andato ad Ancona armato di microscopio, insieme con un collega che si chiamava Cappello, il quale si è inventato una sorta di protezione per avvicinarsi ai malati di colera. Era una tuta molto simile a quella che usiamo oggi per il coronavirus, quindi è interessante, ma non ho messo uno solo. Non sapete che lui col cannocchiale, sarebbe il microscopio, vede il collera in forma di dragone, e nessun altro medico coglione aveva mai scoperto st'animale. Che brutta bestia, ha un par de corna armate come il demonio, porta l'ale, è piena d'artigli e nera poi come un'abate. Figurate che sorte di sfragello ha da far in corpo a un pover'omo, appena gli si arriva a cacciare drenta al budello. Vabbè, è una risata un po' amara sui problemi che stiamo vivendo anche noi. Tra l'altro assomiglia, questa descrizione assomiglia in maniera inquietante al coronavirus, irta d'artigli, quindi lo rappresenta come una specie di moscone, ma insomma ci assomiglia vagamente per la situazione e per quello che hanno fatto. Vabbè, allora potete riattaccarsi. E alla prossima. Ci vediamo. Grazie. Arrivederci. 29 ottobre. Parlare del Raul. Grazie. Una bella. Grazie Gianfranco. Grazie, arrivederci a tutti. Ci vediamo presto. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Gianfranco, grazie. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. 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 Allora, aiuto, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ecco, restiamo noi, eccoli qua.